Nell'anno 1607, nella volta del salone del piano nobile di Palazzo Mattei a Roma, il grandissimo pittore e intellettuale Gaspare Celio affresca il passaggio del Mar Rosso, o per meglio dire l'approdo del popolo ebraico dopo aver attraversato le acque del Mar Rosso che si sono aperte, e prende poi la strada verso la terra promessa. Celio è un potentissimo disegnatore, un colorista marcatissimo, ma osservando l'affresco l'immagine di Mosè lì per lì non si vede, poi si intuisce, si capisce qual è una figura completamente circonfusa di luce, un globo di luce che guarda verso l'alto. Sul primo piano invece due giganteschi soldati piantano la bandiera dell'arrivo nella terra promessa o verso la terra promessa, un tumulto figurativo che ha pochi esempi nell'arte coeva.